Questa mattina presso il comando provinciale dei Carabinieri si è celebrata la festa della 203 anni dalla fondazione, 203 anni vissuti questa ricorrenza con sobrietà e una particolare attenzione all'emergenza sicurezza che tiene costantemente impegnati gli uomini di divisa. Vediamo anche questo. La sicurezza delle comunità. Da tempo anche in Italia è stata alzata l'asticella dei controlli, più sale la tensione e l'allarme in Europa, più si intensificano controlli e servizi di intelligence. Da una parte c'è la necessità di tenere altissima l'attenzione anche in virtù del continuo costante approdo di migranti e rifugiati. Dall'altra c'è la necessità di non esasperare gli animi, generando un clima di sospetto e paura che compiuterebbe soltanto la situazione. Come dimostra l'evento di Torino, anche panico e procurato allarme possono infatti degenerare in tragedia. Sotto questo aspetto, l'opera delle forze dell'ordine è di fondamentale importanza. Controllare, verificare, ma senza però scuotere la quiete urbana. I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno sono da tempo in prima linea, lavorando a volte anche a fari spenti, provando a prevenire ed intercettare le situazioni di pericolo con largo anticipo. Anche di questo si è parlato questa mattina in occasione della loro festa. Anche questo 203° anniversario è per noi l'occasione per confermare ancora una volta l'impegno dell'Arma dei Carabinieri sul territorio. E in un territorio, come ho già detto nel discorso, così vasto, così articolato, così complesso come quello di Salerno, è un impegno oltremodo oneroso, però siamo contenti di poterlo fare, perché comunque lo spirito che ci deve animare è uno spirito che deve tendere al bene comune e quindi credo che le cose più belle sono le sfide più complicate. Si arricchisce anche il comando provinciale, come tutta l'Arma dei Carabinieri, di nuove professionalità, con una aderenza al territorio che è quella che noi già abbiamo, ma che ora viene ulteriormente implementata anche dalle stazioni carabinieri forestali. Ecco, tanti encomi assegnati oggi, ma anche l'occasione per ripercorrere un po' un anno di attività e scattare una fotografia per quel che riguarda la sicurezza sul territorio. Sicuramente oggi ci sono stati tanti encomi. Le attività sono state fatte nel passato, ma anche proprio in questi giorni. Noi continuiamo ad operare sul territorio. Io ritengo che si possa continuare ad essere sereni, a poter lavorare e a vivere tranquillamente. È importante però che il nostro impegno sia sempre più puntuale, proprio per poter fronteggiare le sfide che ogni giorno diventano più complesse. Fatti criminosi di piccole e di grave entità, spaccio di droga, il contrasto è sempre più forte. Si lavora anche per smantellare i vari gruppi che in questo momento stanno riprendendo piede sul territorio. Sì, tutte le ultime attività che abbiamo fatto, che si sono concluse, lo hanno dimostrato. Tutto il territorio in qualche modo è stato interessato da questi fenomeni e viene interessato. L'attività comunque continua in maniera incessante, non soltanto rivolta verso la microcriminalità, ma anche e soprattutto verso la criminalità organizzata. A proposito di sicurezza e sacrificio degli uomini in divisa, si terrà domani presso la chiesa Madre Corpo di Cristo, la celebrazione in memoria del tenente Marco Pittoni, ucciso 9 anni fa agli uffici postali di Pagani. Dopo la Santa Messa seguirà un corteo che partirà dalla chiesa per raggiungere proprio Corso Vittorio Padovano, dove sarà deposta una corona da loro con la successiva preghiera del carabiniere. Vediamo. Nove anni, sono trascorsi 9 anni in cui la città di Pagani non ha mai dimenticato. 6 giugno 2008, in un tentativo di rapina viene ucciso il tenente Marco Pittoni al comando della tenenza dei carabinieri di Pagani da meno di un anno. Quella mattina era in borghese all'ufficio postale di Corso Ettore Padovano per un colloquio con il direttore. 3 malviventi fecero irruzione all'interno delle poste, un quarto aspettava in macchina. Pochi attimi, gli spari, Marco Pittoni fu colpito da 2 proiettili, alla gola e all'addome. Per il tenente non ci fu nulla da fare. Morì poco dopo all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Aveva 33 anni. Pagani, l'intero agro, la Campania, la sua Sardegna, l'Italia intera piangeva le morte del giovane eroe. Intanto le province di Napoli e Salerno venivano messe sotto assedio. I colleghi amici di Marco con determinazione arrivarono a consegnare alla giustizia i responsabili dell'omicidio.
erano tutti di Torre Annunziata. Da lì erano partiti la mattina per una rapina in quattro a bordo di un'auto. Erano ritornati con la coscienza sporca di sangue. Da allora ogni anno Pagani il 6 giugno, giorno dell'omicidio, si ferma per ricordare il suo eroe. Ed anche domani la città dell'Agro si ferma per rendergli memoria ed onore a 9 anni dalla sua scomparsa. Alle 12 alla Chiesa Madre del Corpo di Cristo sarà celebrata una santa messa. Seguirà poi un corteo che partirà da Piazza Corpo di Cristo e proseguirà verso gli uffici postali di Corso Ettore Padovano, luogo in cui si consumò l'assassinio. Lì sarà deposta una corona d'alloro in memoria del tenente dal volto pulito, il tenente buono, il tenente dei bambini. Notizia di cronaca, appena giunta in redazione: un uomo di 87 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto. Il tragico incidente si è verificato lungo la ex strada statale 19 Terre, località Mattina, nelle vicinanze del bivio che porta a Salvitelle. L'anziano, originario di Auletta, è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per tutti i rilievi del caso. Ne ascoltavamo notizia già nel servizio di testa, perché quella di questa mattina è stata anche l'occasione giusta per puntualizzare e chiarire l'ambito di operatività del nuovo reparto dei carabinieri, che hanno, come è noto, inglobato la Guardia Forestale, dando così vita ad una sezione di alta specializzazione. Cori unanimi di consenso per l'iniziativa, frutto del decreto cosiddetto Mandia, è stata espressa proprio questa mattina dal presidente dell'ente parco, Tommaso Pellegrino. Ascoltiamo. L'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri rappresenta sicuramente un ulteriore tassello importante per il territorio, non a caso proprio il territorio da lei rappresentato. Siamo ormai con l'estate alle porte, si parla già di incendi. Quanto diventerà importante la figura dell'arma sul territorio? Il Corpo Forestale ha sempre svolto un ruolo essenziale e fondamentale per il Parco Nazionale del Cilento Vallone degli Alburi, ma per tutte le aree protette italiane. Con l'accorpamento con i Carabinieri chiaramente è un passo avanti importante, significativo, che certamente rafforza ulteriormente un territorio. Noi abbiamo bisogno di tanta tutela, di tanta difesa, perché laddove c'è un territorio con 4 riconoscimenti UNESCO, siamo tra i territori da un punto di vista del paesaggio, della natura, dell'ambiente e della biodiversità tra in assoluto tra i migliori al mondo, abbiamo bisogno che questo patrimonio venga tutelato, e quindi l'azione incisiva dell'Arma dei Carabinieri, perché adesso chiaramente possiamo parlare di Arma dei Carabinieri, è un'azione fondamentale. Tra l'altro siamo inaugurando anche diverse stazioni dei carabinieri forestali. La prossima sarà nelle prossime settimane a Villa Matarazzo, a Castellabate, che è uno dei luoghi belli, tra i più belli della Campania e io direi d'Italia, per dare anche un segno forte di quanto il parco, l'ente parco, oggi l'attenzione che ha nei confronti dell'Arma dei Carabinieri e la considerazione che ha per il lavoro strategico e fondamentale che i carabinieri forestali, ma l'Arma dei Carabinieri, svolge nel nostro territorio. Devo dire, voglio ringraziare tutti gli uomini che lavorano, tutti i comandi, tutti i capitani, ma gli uomini sia dei carabinieri forestali, ma anche dei carabinieri. Abbiamo la fortuna di avere tanti ufficiali e tanti uomini di altissimo livello che stanno svolgendo delle azioni significative. Proprio oggi nella relazione del comandante, del colonnello Neosi, è stata proprio ricordata l'azione che viene svolta quotidianamente nel territorio del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. Proprio il Cilento è stato già interessato da alcuni incendi. C'è un appello che lei rivolge affinché, insomma, si possa evitare che la mano dell'uomo, perché purtroppo è quasi sempre così, possa distruggere ettari di macchia mediterranea?
Purtroppo sì, gli incendi sono una delle piaghe che abbiamo nel nostro territorio. Noi ci siamo attrezzati, abbiamo messo in campo un progetto importante, quello di Mercurio. Nei prossimi giorni consegneremo anche una serie di presidi alle comunità montane e chiuderemo anche un accordo ulteriore con i vigili del fuoco, che svolgono ovviamente anche loro un lavoro importante. Beh, l'appello è quello ai cittadini chiaramente di denunciare qualsiasi situazione strana si verifica sui territori e soprattutto segnalare anche con tempestività degli inizi di incendio, perché poi intervenire in modo tempestivo significa poter salvare tanta macchia mediterranea, significa salvare tanta preziosità che c'è nel nostro territorio. A proposito di roghi, paura all'alba allo stadio di Nocera Superiore, dove tra le 4 e 5, le 4 e le 5 sono state segnalate delle fiamme all'interno del campo sportivo intitolato Giovanni Paolo II in via Spagnuolo. Un gruppo di ignoti sarebbe riuscito ad introdursi all'interno della struttura sportiva dando fuoco a materiale di plastica, diversi teli, un tappeto in erba sintetica e striscioni situati a bordo campo. Immediato l'intervento di carabinieri e vigili del fuoco allertati dai residenti che sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme. A distanza di 2 mesi esatti dallo spiacevole episodio che ha interessato l'ufficio postale di Fonte di Rocca d'Aspite, un nuovo sollecito arriva dal sindaco Gabriele Iuliano, che già nelle scorse settimane aveva scritto al direttore regionale delle Poste, Roberto Minichini, e alla responsabile delle filiali di Poste Italiane, Concetta Martino, chiedendo di adottare provvedimenti che consentissero la riapertura dell'ufficio. L'ufficio postale infatti è chiuso dallo scorso 4 aprile, da quando cioè venne scoperta della polvere sospetta in 2 plichi sigillati e indirizzati a 2 istituti di credito locali. Nonostante la situazione pare sia stata chiarita, dopo 2 mesi la porta dell'ufficio postale risulta ancora chiusa. I disagi per i residenti della località Fonte, che sono circa 1500, sono enormi e comprensibili. Le lamentele cominciano ad essere sempre più forti. Il sindaco di Rocca d'Aspide pertanto ha scritto nuovamente ai destinatari dei precedenti solleciti, vale a dire al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, spiegando di avere avuto le rassicurazioni del caso, poi alle Poste Italiane e ai carabinieri della locale stazione dell'avvenuto espletamento di tutti gli esami previsti, che quindi sono stati eseguiti. Chiede quindi il primo cittadino di Rocca d'Aspide l'adozione di ogni adempimento procedurale utile a consentire la riapertura dell'ufficio, che eroga un servizio pubblico essenziale e fondamentale per tutta la popolazione residente. Notizie positive, ora ci spostiamo a Cava dei Tirreni, sanità in primo piano. Dicevamo notizie positive all'orizzonte per quanto concerne l'ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olmo di Cava dei Tirreni. Infatti a quanto pare sarebbe imminente l'arrivo di nuovo personale necessario a rinforzare i reparti in estremo affanno in seguito ai pensionamenti e ai trasferimenti non adeguatamente sostituiti nell'anno in corso. Vediamo. Notizie positive all'orizzonte per l'ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olmo di Cava dei Tirreni. Infatti, a quanto pare, sarebbe imminente l'arrivo di nuovo personale necessario a rinforzare i reparti in estremo affanno in seguito ai pensionamenti e trasferimenti non adeguatamente sostituiti nell'ultimo anno. La carenza di organico, infatti, ha reso sempre più difficile l'organizzazione dei turni. In particolare, al pronto soccorso al momento, il problema si acuisce quando si presenta la necessità del trasferimento dei pazienti. Infatti, in tale evenienza, uno degli infermieri deve lasciare il presidio ospedaliero metelliano per accompagnare il malato. Nei giorni scorsi, sindacalisti e operatori sanitari avevano rivolto reiterati appelli alla direzione dell'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona affinché venissero fatte le indispensabili integrazioni all'organico. Infatti, l'attuale condizione crea inevitabilmente disagio agli utenti, ma anche agli addetti ai lavori, costretti a prestare servizio in condizioni tutt'altro che idonee. La questione ospedale è finita anche al centro del dibattito politico. Infatti, prima dell'ultimo consiglio comunale, le attuali condizioni del nosocomio metelliano
Castelliano erano state terreno di scontro tra il Movimento Civico dei Responsabili per Cava ed il Partito Democratico. Nel corso della seduta del Parlamentino cittadino è stato varato poi un apposito ordine del giorno per chiedere al governatore De Luca di accelerare i tempi per sbloccare il turnover e quindi garantire nuove assunzioni e per chiedere la partecipazione del consulente alla sanità del presidente De Luca, Enrico Coscioni, ad una riunione della Commissione Consiliare Sanità per fare il punto della situazione. A far discutere era stata l'astensione dei consiglieri dei responsabili per Cava, che in una conferenza lo scorso 1 giugno hanno spiegato il motivo della loro scelta e focalizzato l'attenzione sulle carenze strutturali che limitano l'operatività del nosocomio metelliano. Se le indiscrezioni si riveleranno fondate, per l'inizio di luglio arriveranno chirurghi, cardiologi ed infermieri. Permane tuttavia il problema degli interventi di elezione di ortopedia e chirurgia, ossia degli interventi programmati, in quanto il numero degli anestesisti arrivati in convenzione con l'ASL di Caserta consente di effettuare esclusivamente una seduta operatoria settimanale di 6 ore, anziché le due sedute, una di 6 ore e l'altra di 10, previste in passato. Inevitabile conseguenza della situazione è il protrarsi delle attese. Tuttavia, la gestione delle emergenze è garantita. Dalla sanità pubblica alla sanità privata. Dopo 5 anni di lavoro presso il centro antitumori del Malzoni Radio Surgery Center di Agropoli è arrivato il licenziamento per il dottor Valerio Scotti. Una petizione pubblica invita la direzione a ritornare sui propri passi. Vediamo. Dopo 5 anni di lavoro presso il centro antitumori della Malzoni Radio Surgery Center di Agropoli, arriva il licenziamento per il dottor Valerio Scotti. Ad annunciarlo è il direttore interessato attraverso la propria pagina Facebook. «Sono costretto a lasciare la struttura per decisioni non dipendenti dalla mia volontà», ha scritto. «Vorrei ringraziare di cuore quanti mi hanno incoraggiato, stimato, spronato lungo questo percorso che non sempre è stato facile o privo di difficoltà, ma alla fine sempre foriero di soddisfazioni professionali e riconoscimenti sul piano umano», continua Valerio. Ringrazio soprattutto tutti i pazienti che con amore e rispetto hanno avuto fiducia in me, mi hanno seguito, hanno sperato. Resta il fatto sacrosanto di avere speso tutte le mie energie al servizio del rispetto della vita, della dignità umana. E questo mi ripaga di tutte le difficoltà, i sacrifici affrontati in questi anni lontano dalla mia famiglia e dedito alla missione di medico e di uomo, sempre fiero di aver potuto aiutare chi era nel bisogno e nella malattia, conclude il medico. Tantissimi pazienti, rivolta sul web per quanto accaduto, tant'è che è stata avviata una petizione al fine di chiederne il reintegro. A farsi portavoce della vicenda l'avvocato Giovanni Basile, a capo del comitato civico che per anni si è battuto in favore dell'ospedale di Agropoli. Il suo licenziamento sarebbe avvenuto senza preavviso e durante il servizio sanitario. Questa è cosa molto grave, lascia maggiormente basiti la motivazione. Un calo di fatturato, spiega Basile, e accusa l'attuale governo regionale. Nella gestione sanitaria a vantaggio di privati, voluta da De Luca, si licenzia l'unico medico assunto e si mantengono 3 consulenti, conclude Basile. Intanto continuano numerosi messaggi di vicinanza al medico pubblicati sulla sua pagina Facebook. Da questa mattina sono in atto le operazioni di trasferimento di una parte degli uffici della sezione distaccata di Eboli del Tribunale. Si tratta di uno dei 2 piani occupati dal Tribunale Ordinario, uno spazio che adesso sarà messo a disposizione degli uffici del giudice di pace, assicurando spazi ed operatività piena nell'importante ufficio giudiziario ebolitano che l'amministrazione comunale ha difeso con decisione, facendo in modo che rimanesse ad Eboli. In sostanza, così come ha annunciato il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, il trasferimento definitivo dell'ufficio del giudice di pace dalla sede attuale a quella definitiva presso il palazzo del Tribunale di Eboli è prevista entro la fine di giugno, in netto anticipo rispetto all'ipotesi di trasferimento di settembre. In questo modo si consentirà la migliore sistemazione dell'ufficio giudiziario. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali, a tra poco per continuare a sfogliare insieme il nostro giornale. Presso la CNA di Salerno è stata presentata questa mattina la giuria che avrà il compito di giudicare gli elaborati degli studenti di 2 istituti artistici salernitani che hanno partecipato al concorso Ceramica Arredo Città. Oggetto del concorso la realizzazione di nuovi portacicche per le città. Vediamo. Sarà Paolo Verri, il direttore di Matera 2019, a presiedere la giuria di Ceramica Arredo Città, l'iniziativa promossa
dalla CNA di Salerno in sinergia con il Comune di Vietri sul Mare, che vede impegnati giovani studenti del liceo artistico Sabatini Menna di Salerno e del liceo Galizia di Nocera Inferiore, per cercare delle nuove e creative soluzioni di arredo urbano utili a sostituire gli antiestetici contenitori per le cicche delle sigarette. Editore, organizzatore culturale, esperto di sviluppo urbano, Verri, insieme ad esperti della CNA e docenti dei due istituti coinvolti nel progetto, selezionerà le migliori idee progettuali realizzate nell'ambito del concorso di idee da 33 studenti coinvolti. Gli elaborati sono stati già consegnati lo scorso 15 maggio presso la sede della CNA di Salerno dopo un percorso di studio di alternanza scuola-lavoro che ha visto gli alunni impegnati in un ciclo di lezioni e confronti. È stata una bella avventura, i ragazzi si sono impegnati molto, hanno realizzato dei bei prototipi e il loro entusiasmo finalmente credo che sarà ripagato. Si aspetta il vincitore dunque, il progetto di Vietri, il Comune di Vietri si è impegnato a realizzare l'opera vincitrice. L'opera vincitrice, sì, ma io direi che sono tutte le opere che abbiano vinto. Noi ne scegliamo uno, quello più fattibile, cioè quello più realizzabile, perché ci sono dei prototipi che sono bellissimi, però poi bisogna vedere se possono essere poi realizzati. Poi bisogna renderli esecutibili e tra questi ce ne sono alcuni che hanno la capacità di essere contenitori per il raccoglimento delle cicche di sigarette. Si parla di ceramica, il mondo di Vietri è il mondo ceramico, c'è ampia disponibilità perché poi tra l'altro, almeno nel corso della mia amministrazione, abbiamo creato quasi un museo ceramico all'aperto. L'idea è entusiasmante ed è una idea particolarmente suggestiva. Devo dire che ben viene salutata dall'amministrazione da Merretta, non fosse altro perché concretamente noi forse l'abbiamo già implicitamente applicata, non fosse altro perché abbiamo delle panchine alla frazione Marine tutte decorate in ceramica, che onestamente sono tanti quadri d'autore, di autori tra l'altro noti, perché c'è qualche Liguori, c'è qualche Lista e quant'altro tra le panchine decorate. E quindi che ben venga il progetto nelle mani di gioventù appassionate di quest'arte, perché ormai artigianato, sì, d'accordo, e ben fa la Confederazione Nazionale Artigiani a promuovere questo tipo di iniziative, perché con la passione si realizzano le cose in modo migliore e con minori affanni. Bene, tutto l'impegno al fianco della CNA, che ringraziamo per questa iniziativa, tutto l'impegno sia logistico e di qualsiasi altra natura per poter dare lustro e smalto a questa eccezionale iniziativa, che poi ha anche un futuro economico, perché il tutto deve avere anche una finalità economica, specialmente in un momento di crisi, perché partendo da Vietri potrebbero essere tante le città a voler far arredare, perché la ceramica è anche arredamento, a far arredare con gusto i propri vicoli, le proprie strade, i propri pezzi, i propri attrezzi per l'erogazione di servizi nei confronti dei cittadini. Bene, ora diamo insieme uno sguardo alla nostra pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 6 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. È tempo di notizie meteo, la pubblicità e poi la pagina dello sport.
in collaborazione con Eureka. Ho trovato la mia oasi di relax in città, tra spiaggia e piscina. Eureka, a Salerno in via Generale Clark 54, con ampio parcheggio. Info 089 33 49 23. Trascorri con noi le tue giornate d'estate. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Apriamo la pagina dello sport parlando del futuro della Salernitana. A breve l'incontro tra Lotito e Bollini per ufficializzare la conferma del tecnico mantovano sulla panca granata anche per la prossima stagione. Patrone e allenatore sono d'accordo anche sulla strategia da seguire sul mercato, ovvero puntare sui giovani. Vediamo. Tra l'assemblea non elettiva della Serie B ed il derby primavera tra Roma e Lazio, Claudio Lotito ed Alberto Bollini troveranno anche il tempo di incontrarsi per sancire l'intesa contrattuale per la prossima stagione. La stretta di mano risale allo scorso dicembre, quando il trainer di Poggiorusco venne chiamato dal patron per sostituire Sannino, ormai in totale confusione, e rimettere ordine in una squadra che, sebbene incompleta e non assortita al meglio, poteva sicuramente valere di più di quella misera media di poco superiore al punto a partita che rappresentava il deficitario ruolo di marcia del tecnico di Ottaviano. Bollini è stato ad Agropoli sabato scorso ed è subito ripartito con direzione Emilia-Romagna. Ha dato un'occhiata alla gara di andata tra Carpi e Benevento ed ora si dedicherà a visionare i tanti giovani interessanti che si stanno mettendo in mostra durante le finali scudetto del campionato primavera. Gli under restano la ferita aperta, l'anello debole della catena per la Salernitana che nei due campionati di B disputati non è riuscita a reperire giovani all'altezza. Hodger l'unica eccezione, almeno per la sua prima stagione in Granata, mentre Minala ha dato un buon contributo nel girone di ritorno dello scorso anno. Per il resto però le scelte non sono state troppo ispirate ed è tempo di cambiare anche e soprattutto sotto questo aspetto. E dunque la conferma di Bollini determinerà per la Salernitana chiaramente una nuova fase, almeno così nelle intenzioni del tecnico, della proprietà, del management granata. Lotito lo ha detto in diverse circostanze, vuole un gruppo più giovane, anche se però condito da qualche elemento di esperienza che certamente non può che far bene alla causa, soprattutto permettere ai più giovani di crescere e maturare, senza poi dimenticare quello che poi dovrebbe essere l'obiettivo del club granato, ovvero portare avanti un campionato migliore rispetto a quello appena concluso, conclusosi con una salvezza tranquilla. Ma la tifoseria granata sotto questo aspetto ha già lanciato messaggi chiari alla patrona, alla proprietà in generale, chiedendo per la prossima stagione l'allestimento di una squadra più competitiva, questo anche sulla spinta emozionale di quanto sta avvenendo ad esempio nella vicina Benevento, dove la squadra del patron Vigorito, neopromossa in Serie B e ora ad un passo dal doppio salto, dalla storica promozione in Serie A. Basterà agli uomini di Baroni conquistare un pareggio in occasione del match di ritorno della finale playoff contro il Carpi per poter centrare un sogno e sbaragliare completamente il campo rispetto alle previsioni della vigilia. Bollini conosce bene molti giovani della Lazio, è un fatto notorio, si sa. Alcuni potrebbero fare al caso della Salernitana, che però vuole guardarsi anche intorno e cercare altrove. Ad esempio si chiederà con una certa insistenza al Torino di far rientrare a Salerno Gomis, che ha disputato una buona parte di stagione a guardia dei pali della Salernitana e che sicuramente non troverà posto nella formazione piemontese. Vediamo il servizio.
La conferma di Bollini in panchina dovrebbe, si spera, segnare un cambio di rotta. La Salernitana dovrebbe finalmente dare priorità ai giovani. Il tecnico mantovano non ha mai nascosto il suo gradimento per il giovanissimo Okonkwo del Bologna, esterno d'attacco nigeriano del 98, che ha già esordito in prima squadra e che molti club cadetti hanno richiesto. Ieri il tecnico Granata ha seguito con interesse la finale di andata dei playoff di Serie B tra Carpi e Benevento, mentre nelle prossime giornate osserverà con grande attenzione le finali primavera. Nella formazione della Lazio milita quel Rossi che ha vissuto una stagione da autentico castigamatti, segnando a raffica ed evidenziando progressi notevoli che sono il preludio di un'occasione nel calcio dei grandi che potrebbe essere colorata di granata. Salvo sorprese, infatti, il baby bomber laziale dovrebbe compiere il percorso da Formello a Salerno che nel corso degli anni anche altri suoi colleghi hanno compiuto, sebbene con risultati mai del tutto entusiasmanti. Insieme a Rossi, dalla Lazio potrebbe approdare alla corte di Bollini anche qualche altro giovane. Per la fascia sinistra sono in lizza Filippini e Germoni, mentre Palombi sarebbe l'innesto importante per l'attacco. Per la prima linea Fabiani continua ad insistere per Cicerelli della Paganese. Tra le società si lavora per un accordo che non dovrebbe essere lontano. Prossima a riscattare Busellato e Sprocati, rispettivamente dal Cittadelli e dalla Provercelli, la Salernitana flirta col Genoa per due esterni offensivi in Prota e Panico ed ha un impellente bisogno di chiudere la porta. La prima scelta resta Alfred Gomì, rientrato al Torino dopo i sei mesi di prestito alla Salernitana, ma destinato a ripartire, ed allora il campionato ha già mosso passi informali per riportarlo alla Rechi. Come vice, invece, si potrebbe pescare ancora in casa Lazio. Adamonis, estremo difensore lituano della primavera allenata da Bonatti, piace molto, ma si valuta anche il più esperto, si fa per dire guerrieri, reduce da una stagione in chiaroscuro a Trapani. A caccia di alternativa a Perico e Vitale sulle corsie laterali difensive, il DS Fabiani pensa a Germano della Provercelli, che chiede Mantovani, e a Popescu del Modena, oltre alle soluzioni di casa Lazio, mentre per il ruolo di centrale ha in pugno Scognamiglio del Novara, ma affonderà il colpo solo una volta che Schiavi avrà trovato sistemazioni altrove. Per il ruolo di playmaker, oltre a Minala, che potrebbe essere girato ancora alla Salernitana dalla Lazio e che Bollini ha impiegato davanti alla difesa in diverse occasioni, sul taccuino ci sono Gucker del Vicenza e Giorico del Modena. Piace pure a Rini della Spalla, ma l'ex irpino vorrebbe giocarsi le sue carte in massima serie dopo essere stato tra gli artefici della promozione degli estensi. Cascione e Conè del Cesena sono dei nari della Granata, come Romizzi del Bari, che ha un solo anno di contratto col club pugliese ed è una vecchia conoscenza di Alberto Bollini, che lo ha visto crescere nella primavera della Fiorentina, dove lo ha allenato nel biennio 2007-2009. Già in passato, accostato alla Salernitana, il centrocampista aretino sembra destinato a lasciare Bari e chissà che questa non possa essere la volta buona per il suo approdo in Granata. I galletti pugliesi seguono Donnarumma, anche gli scadenze del 2018, e non è da escludere uno scambio dei cartellini dei due calciatori. Al Bari è rientrato dalla Ternana all'interno di Noia, che potrebbe fare al caso, specie nel caso in cui partisse almeno uno tra Zito e Della Rocca. Facciamo ancora un break con la pubblicità, tra poco. Il basket impresa solo sferata per la Lars Sarno nella penultima giornata della pool promozione del campionato di Serie C, lottando con grande generosità per 40 minuti. I ragazzi del presidente Renzullo non sono riusciti a regalare ai propri tifosi la soddisfazione di battere Capo d'Orlando, che si è imposta di misura 69-68. Ora per Sarno c'è da chiudere in bellezza la stagione nella trasferta sul campo di Silvi Marina. Siamo qui con coach Parrillo, il coach di Pallacanestro Sarno. Coach, quanta amarezza in questa partita condotta sempre in vantaggio e finita con un punto solo di scarto? L'amarezza è tanta perché rispecchia un po' tutto il playoff. Rispecchia un inizio brutto a Capo d'Orlando ed è finita male perché dopo la stagione che abbiamo disputato sinceramente non meritavamo questo tipo di classifica dopo il playoff, però ce lo siamo cercati, non possiamo incolpare nessuno di questo, dobbiamo soltanto prenderci le nostre responsabilità e guardare avanti e basta. La partita comunque sostanzialmente all'inizio è stata condotta male un po' dagli arbitri con varie, diciamo, vari falli mal accordati, comunque voi avete continuato a giocare con tecnici. Sì, gli arbitri fanno parte del gioco, ti possono sbagliare un fischio, ma poi magari te lo fanno a favore, non è certamente quello il problema. Oggi non è stata certamente colpa degli arbitri se abbiamo perso la partita, quindi abbiamo fatto una buona gara contro una squadra che era fortemente motivata perché va a giocarsi lo spareggio per andare in Serie B. Noi siamo stati bravi perché nonostante avessimo poche motivazioni siamo stati bravi per tanto tempo durante la partita, poi
sinceramente facciamo degli errori che sembriamo dei giocatori alla prima esperienza in Serie C, però. Coach, un recap sulla stagione? La stagione è una stagione positiva. Purtroppo è mancata la ciliegina per renderla fantastica, ma certamente non butto 9 mesi di lavoro al vento. Butto sicuramente un playoff gestito male dalla prima all'ultima gara. Mi dispiace aver salutato il pubblico locale con una sconfitta, dopo che siamo stati per un anno, quasi 2 anni, senza perdere mai in casa tranne in Coppa Italia. Però la pallacanestro è questa, va accettato il verdetto del campo e soprattutto va accettato facendo tesoro degli errori che abbiamo commesso. Tutto per questa edizione del TG Oggi News, grazie per averci preferito, appuntamento alle prossime, arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.